campione olimpico di pattinaggio Davide Ghiotto, un riconoscimento dei primi cittadini di Altavilla e Creazzo, dove il giovane atleta è nato e cresciuto. Ora la sfida è Milano Cortina 2026. Le sue parole. 28 anni e una passione, quelle lame ai piedi, la fatica sul ghiaccio, quel sogno che sembrava lontano e che invece è diventato realtà. Sul podio di Pechino con al collo la medaglia di bronzo vinta nei 10.000 metri. Davide Ghiotto, finanziere di Altavilla, a più di un mese dalla grande vittoria, ricorda con emozione quei momenti. Al collo quel riconoscimento inaspettato, coronamento di tanti anni di sacrifici. Una medaglia che anche in casa ha già trovato il suo posto. Ho una mensolina, una mensola in salotto dove sto collezionando un po' queste targhe, queste, anche la medaglia e questi premi, quindi sarà sicuramente lì. Un orgoglio per i comuni di Creazzo e Altavilla, dove Davide è nato e cresciuto. I primi cittadini, assieme al gruppo Alpini, gli hanno così consegnato una targa per omaggiarlo. È un giovane di 27 anni che arriva a un traguardo così importante, terzo posto alle Olimpiadi, medaglia di bronzo, chiaramente per tutta la comunità di Creazzo è motivo di successo, di orgoglio e di impegno soprattutto. Noi siamo molto orgogliosi perché tutta una famiglia di sportivi, non solo lui ma anche il papà e il fratello sono sportivi di altissimo livello. E quindi questo significa che c'è una scuola di disciplina e di propensione allo sport che ci rende tutti orgogliosi. Davide ora si sta riposando dopo la grande impresa nella sua casa di San Gottardo, assieme alla compagna e al figlio di pochi mesi, ma è anche al lavoro per conseguire la seconda laurea in psicologia del lavoro dopo la prima in filosofia, e gli allenamenti intanto continuano tra bici e corsa, pronto per le prossime sfide. Da novembre in poi riprenderemo con le coppe del mondo mondiali in preparazione per i prossimi 4 anni per Milano Cortina 2026.